Questo programma è offerto da Micra. Grazie per partecipare a questo incontro con il presidente Gianfelice Rocca. Come abbiamo detto un attimo fa, questo è il quarto di un ciclo di appuntamenti che appunto si denominano come Confindustria Udine Incontra e sono promossi dall'Associazione degli Industriali di Udine, con personaggi di spicco sia del mondo dell'economia che del mondo dell'impresa a livello internazionale. E come abbiamo appena detto, abbiamo già visto coinvolti Jean-Paul Fitoussi, Oscar Farinetti e Daniel Gross. L'obiettivo di questo incontro è quello di offrire agli ascoltatori una sorta di sguardo di insieme del presente per interpretare il futuro. Ma veniamo al nostro graditissimo ospite di oggi, che indubbiamente non ha bisogno di presentazioni, ma in ogni caso ci tengo particolarmente a dare una rapida lettura del suo curriculum. Gianfelice Rocca nasce a Milano, si è laureato con lode in fisica all'Università di Milano e ha conseguito un PhD presso l'Harvard Business School di Boston. È presidente del gruppo Techint, che conta circa 60.000 collaboratori nel mondo, riconosciuto tra i leader mondiali nei settori siderurgia, energia e infrastrutture, ed è presidente del gruppo Humanitas, che è impegnato sul fronte dell'healthcare e delle life science, nato negli anni 90 con la fondazione IRCCS Humanitas, che è un ospedale policlinico tra i più conosciuti d'Europa, centro internazionale di ricerca e didattica. Siede nel board di Brembo S.p.A. e Buzzi Unicem S.p.A., è membro del consiglio di amministrazione dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, che io ho fatto tra l'altro, dell'advisory board del Politecnico di Milano e del consiglio di amministrazione della Fondazione Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Dal 2004 al 2012 è stato vicepresidente di Confindustria con delega all'education e dal 2013 al 2017 è stato presidente di Assolombarda. Dal 2020 invece special advisor life sciences di Confindustria Nazionale. Invece per quanto riguarda a livello internazionale è vicepresidente di Aspen Institute e membro dello stesso comitato esecutivo. È inoltre membro dello European Advisory Board della Harvard Business School, dell'International Cancer Center Board of Advisors del Beth Israel Deaconess Medical Center, della Trilateral Commission e di ERT, che è l'European Roundtable of Industrialists. Impegnato in attività sociali e di beneficenza, presiede la Fondazione Rocca e la Fondazione Fratelli Agostino ed Enrico Rocca. Nel 2007 è stato nominato Cavaliere del Lavoro e nel 2009 gli è stata conferita la laurea ad honorem in Ingegneria Gestionale dal Politecnico di Milano. Nel 2010 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il premio Leonardo 2009 per il contributo al rafforzamento della proiezione internazionale dell'Italia nei settori siderurgia, energia e infrastrutture. Nel 2018 viene nominato commendatore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'impegno e il contributo dato al Paese in campo economico. Quindi, Presidente Rocca, per noi è un vero onore poter sentire dal vivo la sua opinione, quindi grazie infinitamente ancora per la sua partecipazione e grazie per averla accolta con l'entusiasmo. E le spiego velocissimamente come funziona il nostro dialogo odierno. Partirò da una domanda fornendole anche la mia visione, quindi mi espongo in prima persona perché a noi piacciono le persone che forniscono le proprie opinioni e che sono anche disposte a metterle in discussione attraverso un confronto costruttivo. Quindi buon pomeriggio Presidente Rocca. Parto con la prima domanda. E entro subito nel vivo del discorso e parto da un tema particolarmente caro a tutti noi, la democrazia.
Questa parola ha assunto nel tempo significati molto diversi, dai più negativi, e parto dal principio di Aristotele e Platone, per i quali la democrazia era una realtà in cui regnava la libertà per tutti i cittadini di fare ciò che volevano, con conseguente decadimento di quei valori che sono il fondamento di una sana società. Ma ci sono anche concetti estremamente positivi di democrazia, come il siamo tutti uguali di fronte alla legge. Nel XXI secolo, secondo lei, la definizione di democrazia globale definisce quello che è lo stato reale del mondo? Perché in troppi casi io riterrei più corretto parlare di una forma degenerata di democrazia, dove domina non più la volontà del popolo, che ritengo imprescindibile, ma gli istinti di una massa variamente istigata da demagoghi o agitatori, come vogliamo definirli, e dalle reazioni emotive che ne conseguono. Lei cosa ne pensa? Prima di tutto io volevo ringraziare dell'invito e dire che proprio mentre citavate tutte queste onorificenze o riconoscimenti, mi veniva in mente il funerale del principe Filippo e mi domandavo se dovevamo metterci tutte le mostrine, quante ne avremmo avute in competizione con la famiglia. E quindi era un dato di un po' di ironia su questa quantità di onori. Venendo al tema, volevo solo citare una memoria che proprio recentemente è riemersa della nostra esposizione al Friuli Venezia Giulia, perché noi abbiamo lavorato col commissario Zamberletti, all'epoca come Tikint, stiamo parlando del 76, come project controller, cost controller dell'avanzamento dell'intervento commissariale in Friuli. E abbiamo prodotto un libro interessantissimo per vedere come era stato affrontato allora il problema del terremoto. Ed è quindi con una certa emozione che ricordo la incredibile forza del popolo friulano, come ha ricostruito il proprio... E per questo credo che vada ricordato, perché siamo in una fase di Covid, di ricostruzione, ma la forza del vostro territorio è una forza che secondo me deve ricollegarsi col suo passato, un passato straordinario di grande forza. Quindi ho accettato con piacere, pensando che sono quelle aree dell'Italia da cui bisogna ripartire per costruire il futuro. La domanda sulla democrazia. Beh, intanto l'interpretazione che noi diamo a una domanda del genere deriva dalla nostra esperienza di un gruppo internazionale. Cioè, quando noi ci occupiamo di democrazia o di un quadro strategico, dobbiamo partire dal fatto che noi viviamo queste esperienze sostanzialmente seduti su un gruppo di 65.000-60.000 persone, che è molto distribuito, per cui è distribuito 10.000 in Europa, 15.000 in Messico, 15.000 in Argentina, 10.000 in Brasile e 5.000 negli Stati Uniti e il resto. E in tutti questi paesi noi vediamo questa tematica di come avanza il problema del destino, del governo del proprio destino. Io credo che noi stiamo vivendo una challenge mai vista prima di ora. Cioè, quando noi parliamo di democrazia o parliamo di destino umano, tutto il mondo è impegnato in uno sforzo per capire se riesce a riprendere in mano il proprio destino, perché si è reso conto, poi il Covid ci ha dato un ulteriore rafforzamento. Noi ci rendiamo conto che il nostro destino è oggi dipendente da infiniti fattori esterni a quelli che noi governiamo. E l'abbiamo vissuto, e prima ancora del Covid era già in crisi questa, diciamo, quadro di capacità di gestire la globalizzazione nei suoi vari lati. Abbiamo il tema della dipendenza nel campo trade, se pensiamo, che è una dipendenza economica, ma è stata una dipendenza nella supply chain. Noi stiamo entrando in una situazione, l'abbiamo visto nel caso degli elementi protettivi del Covid, eravamo dipendenti da terzi, lo viviamo per quanto riguarda alcune componenti elettroniche, lo viviamo per quanto riguarda le terre rare. Cioè, il mondo si è scoperto sempre di più anche nelle merci dipendenti, e qui si pone una prima grande questione: come ricontrolliamo e riprendiamo in mano un mondo dove la Cina ha assunto il 25% del manifatturiero del mondo, è diventata la fabbrica del mondo e cose del genere. La dipendenza dai capitali.
Noi abbiamo visto già nella crisi del 2008 come i capitali fluiscono ad una velocità, possono penalizzare un paese in via di sviluppo, possono penalizzare altri paesi, il rating può cambiare completamente le sorti dei paesi. Quindi eravamo dipendenti nei capitali. Abbiamo una dipendenza ambientale fortissima, l'aria si muove al di là delle frontiere, il CO2, i danni ambientali che poi arrivano anche sui temi della salute, il riscaldamento globale e quindi inondazioni e cause. Abbiamo una dipendenza tecnologica. Sono nati 9 stati, le prime 10 società del mondo, tranne Saudi Arabia, sono società tecnologiche, a cominciare da Google. E hanno le dimensioni di uno Stato, cioè hanno dei bilanci che sono equivalenti allo Stato italiano. Quindi noi oggi siamo nelle mani di una grandissima evoluzione che riguarda i dati, riguarda non esiste una nazionalità della tecnologia. E abbiamo una dipendenza sociale. Per me che opero anche nel settore sanitario, noi abbiamo una dipendenza tecnologico-sociale, facciamo fatica a capire la separazione fra soggetto e oggetto. Nel momento che noi modifichiamo la nostra natura, per la prima volta l'uomo si trova nella condizione di modificare la propria natura attraverso interventi che arrivano persino sul cervello e su quello, sulle parti del corpo. Noi possiamo costruire in modo assolutamente innovativo. Tra un po' potremmo persino faticare a capire se chi ci parla è un robot o chi ci parla è un personaggio reale. Ecco, queste sono delle challenges gigantesche che affrontano gli individui, affronta la democrazia. Abbiamo scoperto che le frontiere sono estremamente porose, cioè non abbiamo delle vere frontiere, e quindi la sensazione che io ho è che la risposta prima del Covid già era la frammentazione. Cioè, noi vediamo che tutti gli organismi sovranazionali sono in crisi. Il WTO, gli americani non nominano un membro del WTO. Abbiamo visto le problematiche del World Health Organization, dell'ONU nel campo sanitario. La crisi del 2008 aveva creato alcune risposte come il Financial Stability Forum piuttosto che l'FMI. Abbiamo il G20, il G7 che lavorano relativamente bene. Abbiamo avuto la Brexit, che è un altro elemento di frammentazione. E quindi la mia sensazione, che viviamo tutti i giorni, credo anche voi come imprese, è tanto un rafforzamento dei continenti, cioè la frammentazione continentale, una frammentazione nazionale. I nazionalismi e i populismi cercano una risposta nazionale a questi problemi di riprendere in mano il proprio destino. E il tema, persino le regioni, abbiamo visto le conflitti regioni-stato nell'affrontare i temi della pandemia. Quindi abbiamo, e le città metropolitane sappiamo che sono i motori del futuro. Quindi la frammentazione del mondo è andata, ed era già pre-Covid, diciamo, tutto questo, ed era una situazione di dipendenza globale fortissima e di frammentazione nella ricerca delle democrazie di trovare una risposta. Ovviamente il cittadino in una situazione del genere, il cittadino che prima parlavamo di Aristotele piuttosto che di Platone, cioè la visione della democrazia, ma il cittadino oggi si trova anche in un rapporto con l'informazione totalmente nuovo. L'informazione è molto rumorosa, è ricca di bias, ci arriva da canali che non erano quelli a cui eravamo abituati. E direi in linea di massima che la gente, queste sono delle analisi psicologiche che si sono formate, la gente cerca delle narrative coerenti, e le narrative coerenti non sono quelle della verità, perché la verità è scomoda e spesso è difficile. Quindi noi abbiamo più facilità a credere delle fiction, cioè delle immaginazioni del futuro che ci mettono insieme, piuttosto che immaginarci. Quindi questo è lo stato delle democrazie. Allora è chiaro che qui è il problema di fondo, poi bisogna vedere il Covid come impatta tutto questo. Secondo lei, quindi mi sorge una domanda sentendo quello che lei dice, la globalizzazione tende più a unire o a dividere?
Dunque, questo evidentemente riguarda un po' la risposta che io mi domando se il Covid, per esempio, che ha avuto un impatto ovviamente globale, come si può vedere, perché la cosa che ci impressiona di più è andiamo in giro per il mondo e vediamo tutti con le mascherine dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanare al Reno. Diciamo che sicuramente siamo interconnessi. Cioè noi ci siamo interconnessi in una maniera che io vedo irrevocabile. È come il tentativo in una situazione entropica di andare nella direzione di separare, riordinare la negentropia, cioè trovare strutture ordinate all'interno di una situazione che è andata. Però la domanda se noi ci troveremo ad avere più collaborazione, più cooperazione o più frammentazione è estremamente difficile, è difficilissimo prevederla. Anche per un primo impatto di questa globalizzazione è stata proprio il Covid, no? Il Covid è stato un caso di globalizzazione assoluta che ha visto dei grandi fenomeni di collaborazione. I settori a massima collaborazione sono stati il settore finanziario, perché c'è stata un'immissione di liquidità, stiamo parlando di 2 trillion in Europa, 5 trillion negli Stati Uniti, quindi è avvenuto un qualcosa di straordinario, assolutamente straordinario. E poi i vaccini, cioè c'è stata un impatto scientifico, per darle un'idea, gli articoli pubblicati sul Covid a tutt'oggi sono 400.000. Il fatto che si sia riusciti in un anno a produrre un certo numero di vaccini, la collaborazione che c'era durante il Covid fra scienziati open, cioè tutti i dati di sequenziamento genetico del virus erano tutti pubblici e si è potuto lavorare su dati pubblicati fin dall'inizio, ancora nel gennaio 2019, cioè quindi si è lavorato in un 2020 in un contesto di totale collaborazione. Abbiamo avuto anche degli impatti di breve termine che hanno in qualche modo cambiato alcuni aspetti del collaborare, no? Io credo che non avremmo visto l'elezione di Biden invece di Trump se non ci fosse stato il disastro del Covid americano, e probabilmente non avremmo avuto Draghi e una ripresa dell'europeismo. Cioè, e quindi ci sono dei fenomeni di corto periodo. Poi se lei mi domanda se un impatto come questo, che secondo me è un impatto rivoluzionario, si aggiunge alle challenges che dicevamo, ci produrrà più frammentazione o più collaborazione? Torneremo come prima o diversi da prima? E avremo più energie individuali o più Stato? Ecco, queste sono le grandi domande. E io credo che noi non dobbiamo tornare come prima. Questo è quello che mi sembra che lascerei come messaggio. E se ci sarà più collaborazione o meno collaborazione è affidato alle democrazie. Le democrazie sono affidate agli uomini. Come dicevo, gli uomini vivono in uno stato di incertezza notevolissima. Cioè oggi, se oggi noi siamo vissuti con delle certezze, diciamo, chi è vissuto nel dopoguerra aveva in qualche modo capacità di dire 20 anni dopo cosa sarebbe stato il paese in cui viveva, la situazione in cui viveva. Oggi non siamo in grado assolutamente di poter raccontare una storia del genere. Quindi siamo di fronte a delle notevolissime incertezze. E poi abbiamo delle problematiche drammatiche che emergono da questa situazione, perché noi abbiamo una quantità di spesa pubblica che entra nel sistema, usciremo indebitati. Il problema è non uscire con la testa di essere più sudditi che cittadini. Cioè, se noi perdiamo il senso dell'energia privata, dello spirito di iniziativa, del prendersi in mano in qualche modo il mondo, ma pensiamo di viverlo come sudditi invece che cittadini perché i problemi sono diventati troppo grossi, questa è la sfida che abbiamo davanti. Che è una sfida, assolutamente non siamo io non sono in grado di dare una risposta in nessuna direzione. Condivido molto quello che lei dice, e soprattutto quando mi dice non torneremo alla normalità di prima, anche perché ritengo che dalla normalità di prima è derivata la situazione attuale, no?
Quindi diciamo è quasi la causa di ciò che è accaduto, la normalità che abbiamo vissuto pre-Covid. Quindi parliamo degli eccessi consumistici, della non attenzione all'ambiente, dei tagli alla spesa sanitaria, e del potere che è stato incapace di difendere i suoi cittadini, quindi a questo eccessivo populismo, eccetera. Ovviamente quella normalità là non ci sarà più, e ci dà anche l'opportunità, no, di costruire qualcosa di diverso, come tutte le grandi pandemie o catastrofi della storia dell'umanità. Sì, teniamo conto che, fra l'altro, ma questo lo dico visto che abbiamo molti imprenditori di un territorio come il vostro, nel senso che io sono convinto che sono queste comunità di uomini e di valori che poi definiscono la storia, cioè più che se riusciamo a mantenere delle comunità che abbiano una voglia di futuro, valori e costruzione. Quindi perché lo stato di incertezza in cui noi ci muoviamo come imprese e come individui a quello che dicevo prima di quanti, cioè, di questi fattori sovranazionali che dominano tutte le nostre vite e di cui noi siamo players, perché noi stessi giochiamo questo gioco all'interno del mondo, ma noi stiamo vivendo delle grandi transizioni, la transizione ambientale, cioè noi stiamo vivendo una qualcosa di assolutamente straordinario, perché l'evoluzione e la transizione energetica non ha gambe economiche, nel senso che può diventare un fattore economico, ma al momento il costo di una transizione energetica come quella di cui parliamo è enorme, cioè quindi avanza questo processo più come una religione, cioè perché ci si crede, perché lo si vuole, perché si vuole curare l'ambiente e curare il pianeta un po' come uno proprio prendersi cura, nel senso dell'affetto che ha per la famiglia, affetto che ha per il pianeta. Questo è un dato morale, non è un dato materiale, perché e oltretutto non è un dato che dipende dalle imprese, non dipende, perché ci deve vedere coinvolti tutti, bisogna cambiare i propri consumi, bisogna viaggiare in maniera diversa, quindi le imprese devono produrre in modo diverso, la finanza reagisce in modo diverso, quindi gli elettori preferiscono pagare di più qualcosa, ma avere qualcosa che gli piace di più, che è nei loro sentimenti. Quindi noi stiamo vivendo, e le imprese stanno vivendo, qualcosa che se dovessero giustificare il passaggio dal diesel all'elettrico, se dovessero giustificarlo, se non è, per esempio, se non si mette una tassa sul CO2, che è una tassa, diciamo, mondiale, che giustifica le transizioni e protegge anche, perché una protezione ambientale senza lavoro, perché è una protezione ambientale dove l'economia non va avanti, è una stabilità mortuaria, diciamo, è un ambiente perfetto ma mortuario. Quindi abbiamo una sfida colossale come umanità, e abbiamo la sfida digitale tecnologica, che è una sfida per il lavoro gigantesca, cioè noi stiamo progressivamente eliminando tutte le attività di lavoro ripetitive. E a questo, ovviamente, come dicevo prima, abbiamo delle sfide morali per il fatto della sanità, della salute. Sono sfide che per gli stati sono delle sfide enormi, perché la sensazione mia è che noi ogni tanto, se ragioniamo da sudditi e non da cittadini, ci aspettiamo l'immortalità dallo Stato. Cioè, costi infiniti, anche per delle aggiunte marginali di speranze di vita, ma come facciamo a gestire tutte queste problematiche che sono diventate impressionanti dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Quindi noi abbiamo davanti a noi un affascinante periodo per certi versi, assolutamente affascinante, ma il reskilling delle persone, quindi noi come imprenditori, come cittadini, come uomini, abbiamo quindi una sfida veramente, veramente straordinaria. Ecco, è chiaro che su questo io credo che a me interessa molto sentire anche imprenditori come voi, perché io credo che l'alleanza degli imprenditori sui valori, dopo ne possiamo parlare su un tema che a me è caro, ma che credo che debba essere caro a tutti gli imprenditori, della scuola, l'educazione, i valori, il senso dei doveri, oltre che il senso dei diritti. Cioè, dobbiamo ricostruire un po' il senso
delle proprie vite, dobbiamo ricostruire. Se lei mi dice c'è un noi oggi della società, cioè noi vogliamo, no, oggi ci sono gruppi di uomini che hanno le loro parti. Allora la ricostruzione di un noi è possibile, intorno a che cosa, cosa facciamo? Ecco, io sono convinto che gli imprenditori da questo punto di vista hanno una responsabilità enorme, enorme, perché sono portatori di valori, sono comunità di valori. Io devo dire che, se dovessi dirlo, non vorrei andare su altri terreni, ma l'esperienza che noi abbiamo vissuto come gruppo col Covid è stata un'esperienza abbastanza straordinaria. I numeri che noi abbiamo vissuto sono dei numeri pazzeschi a livello di gruppo, perché noi abbiamo, per darle un'idea, abbiamo avuto 14.000 contagiati e abbiamo avuto 55 morti, e poi abbiamo, diciamo, trattato 4.500 persone nel nostro ospedale, abbiamo avuto 1.350 decessi negli ospedali, però abbiamo per adesso, fino adesso, dato 85.000 dosi di vaccino. Cosa racconta questo? Beh, io ho visto un cambio, una capitale umano dentro gli ospedali. Io ho visitato le terapie intensive di Bergamo il 12 marzo, quindi ovviamente quello che ho visto è qualcosa che umanamente ha cambiato tutte le persone che hanno visto questo. Ma il capitale umano italiano, le nostre infermieri, i nostri medici che si isolavano in famiglia per non attaccarlo alle altre persone di famiglia, e il coraggio, la solitudine, ecco, tutto questo ci dice che siamo cambiati, ma abbiamo una capacità umana come italiani straordinaria. Quindi questa è una grande occasione di trovare noi stessi, di recuperare la passione, innovazione tecnologica, ma secondo me dobbiamo seriamente porci il problema. Per dare un'idea, in quell'epoca noi, attraverso Exilos, che è la nostra società di acquisti che acquista 7 miliardi di dollari nel mondo, abbiamo messo in Cina un hub che è riuscito, insieme a Pirelli e Brembo, a raccogliere i DPI, cioè i dispositivi di protezione, contornare la qualità, portarli nella logistica dell'aeroporto, portarli qua, cioè ci ha connessi con la società. Noi abbiamo aiutato tutti gli ospedali delle zone dove eravamo, abbiamo portato i dispositivi di protezione alla popolazione, alle famiglie dei nostri dipendenti in tutto il mondo. Quindi l'impresa si è dimostrata un nucleo sociale inevitabile, importantissimo nella crisi che attraversava gli stati, le regioni, le organizzazioni. Quindi io credo che noi dobbiamo insieme porci il problema di come noi, nel riprendere in mano il destino che l'uomo oggi sente come un bisogno, per evitare di finire in risposte narrative di fatto che non rassicurano, cioè i neonazionalismi, il chiudersi su se stessi. Certamente avremo secondo me, una tendenza a ricontinentalizzare. L'Europa svolge un ruolo importantissimo, per esempio lo si vede adesso nello stabilire delle regole per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. E gli Stati Uniti stanno sicuramente col Messico facendo un certo blocco, cioè il Messico sta sostituendo la Cina in moltissimi flussi di supply. Questo lo viviamo tutti i giorni dalle nostre 15.000 persone o 10.000 persone che abbiamo in Messico, e lo vediamo. E la Cina ha guadagnato, secondo me, 10 anni nel Covid. La Cina è oggi... Oggi non si può parlare del futuro del mondo senza parlare di Cina, senza capire la cultura cinese, senza capire cosa sono i valori del confucianesimo, senza capire come loro usano l'intelligenza artificiale, quei loro limiti. Quindi stiamo vivendo un mondo in cui, ecco, in questo io credo, e questo è il messaggio un po' agli imprenditori, che i friulani, io credo che il nord manifatturiero produttivo italiano ha dei valori da difendere, da appropriarsi la società con questi valori, da rifiutarsi di accettare una lenta decadenza, e infine quello che io vorrei che succedesse da parte degli imprenditori è riappropriarsi dei fenomeni educativi. Io sono d'accordo con lei che il capitale umano in Italia esiste, ma
Come mai siamo arrivati alla situazione nella quale il criterio principe di valutazione della classe dirigente, per esempio, non è più il merito e le competenze? Come mai la classe dirigente che abbiamo in Italia in questo momento non rappresenta la categoria di quelli che dovrebbero essere i migliori o i più adeguati all'esercizio del potere inteso nel senso più ampio del termine, quindi sia potere politico che potere sociale? Ma soprattutto non solo come siamo arrivati a questo, ma come usciamo da questo, direi con l'education, come mi diceva lei. Dunque, questo è un problema che ci siamo posti tante volte, ma io credo che noi intanto dovremmo fissarci come individui e come uomini tre termini, tre C che io chiamo le tre C: competenza, credibilità, cioè essere credibili con i nostri dipendenti, con la società, e coraggio. Quindi dicevo che queste tre C dovrebbero essere scritte, diciamo, davanti a noi per essere perseguite maniacalmente. Ora, io credo che noi abbiamo alcuni doveri e anche noi abbiamo qualche responsabilità come imprenditori, anche se io ritengo che ne abbiamo meno di quelle che vengono attribuite, perché l'imprenditoria italiana e l'industria italiana è vissuta in un brodo biologico sufficientemente inimichevole. E quindi la fatica, io ho parlato in una sede con Cardinal Martini della pastorale degli imprenditori, cioè gli imprenditori oggi sono lasciati soli sostanzialmente, cioè molto soli, e la società circostante non riesce ad avere a che fare con gli imprenditori, e questo dipende da un fenomeno gravissimo che si è andato sviluppando negli anni, un tumore, diciamo, dello Stato. Cioè la macchina dello Stato, che è un problema gigantesco, e io ho usato spesso la parola autonomia sfiduciata, responsabilità. Cioè noi per esempio diamo autonomia all'università, ma poi siccome l'Università di Messina ha assunto i parenti dei professori, la togliamo con la mano sinistra. Noi facciamo le regioni, ma siccome qualche regione usa male la sua autonomia, togliamo la responsabilità. Quindi poi noi abbiamo una classe giuridicamente sulla difensiva. Cioè oggi la giustizia svolge un ruolo tremendamente come svolge sul ruolo negativo per sviluppo temporale, ma non solo quella civile, quella penale. Noi abbiamo una classe burocratica sulla difensiva, e questo chi è che seleziona un fenomeno del genere? Seleziona funzionari che si impigriscono nel ruolo del non fare più che del fare e di evitare di essere messi sotto. In più, una situazione del genere fa sì che la macchina dello Stato, oltre a non assumere, non avere persone di grande qualità, non ci sono ovvie eccezioni, ma è tale il rischio rispetto ai benefici che è molto difficile se siamo razionali, ma diventa impossibile il far fare. Io lo vedo nella sanità, ci sono degli ospedali, o noi siamo un caso di ospedali che producono una qualità che è la più alta in Italia o che fanno scienza e che oltretutto hanno delle efficienze che sono del 20-30% più migliori di molti ospedali pubblici. Ma è molto difficile affidare un bene pubblico come la salute se tu non sei capace di far fare, cioè di ottenere attraverso l'azione e l'iniziativa e la concorrenza dei terzi privati, dei cittadini, è meglio fare. E allora fai attraverso lo Stato. Adesso noi finanzieremo le partecipazioni statali, faremo sempre più Stato per l'incapacità dell'usare, per raggiungere un obiettivo pubblico, usare l'iniziativa privata e la fantasia privata. Noi ci siamo arrivati attraverso questa strada. Ci siamo arrivati attraverso anche delle coalizioni politiche, a partire dal centro-sinistra, che si trovavano, con il pericolo del comunismo, attraverso la spesa. Cioè noi in quell'epoca noi spendevamo il 5, 6, 7% del deficit, noi siamo andati in deficit spending, ma come lubrificante di un sistema politico che si stava insieme attraverso questo tipo di meccanismo. Questo è durato per tantissimi anni, è stato un fenomeno di corruzione mentale profondissima. Ora, credo che noi ne cominciamo a essere coscienti di tutto questo, cioè adesso abbiamo davanti a noi
un rischi e opportunità. Rischio tremendo perché usciremo più indebitati, rischio perché rischiamo di avere un intervento statale sempre più espresso e più forte la presenza dello Stato, però io credo che abbiamo anche la percezione che noi non dobbiamo accettare, dobbiamo misurare questo fenomeno e dobbiamo avere delle riforme con cui si accompagna questo fenomeno. La riforma della giustizia per me, per esempio, è un tema essenziale. Essenziale perché noi non facciamo le cose. Quante volte ci fermiamo per permessi prolungatissimi, per paura di sbagliare, siamo accusati di far cose e diventiamo degli obiettivi della giustizia reputazionale. Cioè noi abbiamo assistito a processi in cui lo scopo delle procure è più toccare la tua reputazione, perché la nostra reputazione va sul giornale prima ancora di essere condannati o per poi magari essere totalmente assolti. Ma la reputazione l'abbiamo giocata. Quindi noi adesso dobbiamo assolutamente rifiutare una cosa. E io dico lo spirito del nord, a me un po' spiace che, perché l'Italia, non voglio con questo dire meglio il nord e il sud, ma l'Italia, essendo diversa e lunga, il sistema scolastico ce lo dimostra, ha bisogno di cure diverse. Se noi rinunciamo a capire le cure adatte al singolo problema, cioè io ho spesso fatto un paragone fra le nostre regioni del nord, Baden-Württemberg, la Baviera, cosa serve, cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo combattere per tenere in Europa pezzi di paese, ma un'Europa più forte, più robusta, quella che fa la storia dell'Europa. Quindi queste sono un po' le sfide. Ora, io credo che noi abbiamo una responsabilità di curare le nostre imprese e una di curare lo Stato e poi curare l'education. Sulle imprese io ho da dire che noi dobbiamo essere sicuri che noi stiamo facendo il massimo nell'interesse degli azionisti che sono in azienda, ma anche quelli che lavorano in azienda, dei manager, dei lavoratori, dei clienti che lavorano intorno e delle comunità. Per chi lavora nella siderurgia, noi spesso ti diciamo che il permesso di produrre ce lo dà ogni anno la gente che vive intorno ai nostri stabilimenti, la licenza di produzione. Dobbiamo essere sicuri che noi, in un mondo così difficile come quello delle challenges che abbiamo detto, trasformazioni, globalità, stiamo facendo il meglio per la nostra impresa in termini dimensionali, prendendo i talenti, sviluppandoli, non bloccando l'impresa per interessi familiari fino ad arrivare al familiare che non funziona, terza generazione, quarta generazione che sia, e quindi distruggere un valore attraverso questo meccanismo. Avere il senso della dimensione, capire se la nostra dimensione è sufficiente ed è giusta per lavorare nel mercato, altrimenti noi teniamo piccola l'azienda, anche se brillante, ma la mettiamo a rischio. Quindi il prendersi cura delle aziende come fosse un patrimonio, se uno dice all'UNESCO, patrimonio dell'umanità. Molte aziende sono un patrimonio dell'umanità nella mia visione, sono dei gioielli. E i imprenditori che l'hanno fondata sono della gente straordinaria. Dobbiamo curarle, prendersi cura del pianeta, prendersi cura delle aziende, prendersi cura dello Stato e prendersi cura della scuola. Ecco, proprio a proposito di questo, Presidente, visto i mega trend di transizione di cui stiamo parlando, si tratta quindi di capire come scaricare a terra il vantaggio o il ritorno dei processi evolutivi. Quindi trasformazione digitale, transizione energetica, la svolta green, sono temi che però oggi rischiano, se non accolti nella maniera corretta, rischiano di rimanere degli slogan. E da questo punto di vista, i soldi messi a disposizione dall'Unione Europea, pur necessari e assolutamente benvenuti, ci mancherebbe, non saranno però utili a innescare quel cambiamento di cui abbiamo bisogno se non si comincia veramente a ragionare in maniera strutturale in un'ottica di insieme. Quindi, come diceva lei, dalla burocrazia che, come sappiamo, è una palla al piede per le nostre piccole e micro imprese, dal sistema della giustizia che non ci dà un minimo di certezza del diritto, al sistema della ricerca che per quantità di risorse impiegate è decisamente sottodimensionato rispetto a quello che è il peso economico del nostro paese nel panorama globale e, tra l'altro,
manca anche decisamente di coordinamento. Quindi l'innovazione poi non può prescindere dalla digitalizzazione, che fra l'altro ci vede ultimi nel panorama europeo accanto a paesi che assolutamente non possono neanche immaginare la forza del nostro Made in Italy o del nostro know-how. Quindi si continua a parlare di trasformazione digitale e poi, come capita anche nella nostra regione, soprattutto nell'area montana, in molti territori non esiste ancora una connessione alla rete che possa essere degna di essere chiamata connessione, oppure in altri casi dove l'arretratezza culturale mette in discussione temi come la diffusione del 5G. Quindi ritengo che ci sia, che serva una sorta di sforzo comune perché gli incentivi, le nuove tecnologie, la digitalizzazione possano davvero andare a aiutare il nostro tessuto industriale. Altrimenti rischiamo davvero che tutto questo per le nostre imprese non possa arrivare a creare quell'effetto moltiplicativo e di evoluzione di cui abbiamo bisogno. No, ovviamente sono d'accordo. Cos'è il problema nelle lunghe militanze e fresche militanze nell'ambito dell'influenza come Confindustria, come Assolombarda? È chiaro che quello che stiamo dicendo, noi abbiamo bisogno di un'infrastruttura vitale dentro la quale possa vivere e fiorire il sistema delle imprese e il sistema di chi ha voglia di fare iniziativa, evidentemente. E quindi avere queste infrastrutture è necessarissimo, la scuola è una di queste, è un'infrastruttura fondamentale, e ovviamente il tema delle infrastrutture di telecomunicazione, di accessibilità ai dati e ai clienti, ai fornitori, alla scienza, tutto questo è diventato assurdo. Questo direi che è una condizione di alfabetizzazione, come dire, se no siamo in una condizione. Quindi ogni attenzione a combattere su questo, a unire le forze su questo, evidentemente, essendo molto concentrati su quei fattori abilitanti. Cioè io credo che noi dobbiamo essere proprio prioritari sui fattori abilitanti, perché noi continueremo a avere dei vincitori e dei perdenti in questa grande evoluzione. Cioè non possiamo essere assistenziali. Questo è il dramma, perché dobbiamo pensare che qualcuno cresce e qualcuno decresce. Il Covid ha aumentato questo fenomeno. Dario. E quindi la forza del coraggio, come dicevo prima, è anche sapere che c'è dei settori che sono destinati a declinare, dei settori che sono destinati a crescere. Qui si pone dei grandissimi temi su cui tutti noi come European Roundtable ci siamo occupati di questo, che sono i 60 gruppi più industriali più grandi europei, per esempio tutto il tema del reskilling, cioè come possiamo lavorare su questo. Io credo che sia una grande responsabilità, il lavoro è una grande responsabilità degli imprenditori o dell'industria, perché è chiaro che noi siamo quelli del lavoro, anche l'imprenditore è un grande lavoratore. Sul tema della nostra efficienza e nostra efficacia nel cambiare la politica, il contorno, ovviamente affrontiamo problematiche come noi influenziamo l'opinione pubblica, perché questo è un tema grossissimo, perché è l'opinione pubblica oggi che si nutre di informazioni, che forma i partiti politici, che magari insegue le narrative che sono lontane dalla verità. Quindi non c'è una scorciatoia, se no rischiamo di ripeterci quello che si dovrebbe fare, e ce lo ripetiamo ormai da tantissimo tempo. E la domanda che uno si pone è: in che cosa cambia il metodo del cambiare? Cioè è il metodo, l'innovazione vera. Io direi che l'innovazione più grossa che ci sarebbe in Italia è il cambio della giustizia, perché è l'innovazione delle innovazioni. Però non sappiamo come cambiarla. Ogni volta che uno ci prova, si brucia. Quindi oggi la vera innovazione è quasi un'innovazione soft, quindi io quando sollevo questi temi, e li sollevo con voi, non è perché ho la ricetta, ma perché vorrei imparare, non vorrei insegnare. Perché sono convinto che non si è da soli, ripetendo un mantra, ma si è come fattori collettivi, deve nascere da una nuova generazione, deve nascere per esempio dalle donne. Cioè
Noi abbiamo, per dare un'idea, l'Italia, la popolazione, chi lavora è il 37% della popolazione italiana. È un numero pazzesco. E il rapporto donne che lavorano, uomini non è uno a due terzi e un terzo. Ma la rivoluzione femminile sta andando avanti. È una rivoluzione non violenta che ci cambierà tutti e può cambiare. E può anche cambiare la quantità di persone che lavorano, la produttività e quindi gli asili e quindi la scuola e quindi l'orientamento, le materie scientifiche della scuola. Ci sono tanti fattori su cui si può lavorare. Se uno mi dice c'è la pallottola d'argento che risolve tutti i problemi in un colpo, io credo che solo la presa di coscienza. Noi fatichiamo tutti insieme a scaricare a terra quello che diciamo. Cioè uno dice, hai tu la risposta per scaricare a terra in un solo colpo. Io credo che noi dobbiamo restare fortemente collegati con l'Europa, evitare l'idea di isolarci come risposta ai problemi, perché questo secondo me è l'asfissia italiana, e dobbiamo combattere per queste idee, combattere in qualunque sede, dentro i consigli scolastici, combattere quando il sindacato rappresenta la conservazione più incredibile dentro la scuola, per esempio. La scuola è in mano ai sindacati, che quindi ha un problema tremendo da questo punto di vista. Ce l'ha in mano in una maniera sbagliata, non in una maniera giusta. Quindi, ora, se noi non aiutiamo dalla società civile la componente politica a cambiare e a fare, e invece la politica insegue le news e insegue la popolarità fatta sulle cose sbagliate, siamo condannati a un circolo vizioso. E quindi io sono assolutamente convinto che questo deve essere un movimento popolare che parte da tutti insieme, dove noi e voi che siete una zona del paese, cioè bisogna assolutamente, ma non inseguendo i populismi, ma assolutamente però parlando alla gente, non parlando fra di noi, cioè non solo fra di noi, ma bisogna riuscire ad avere un dialogo con le persone. Lei ha parlato sia di sistema che è sulla difensiva che del come noi possiamo influenzare l'opinione pubblica o comunque comunicare all'opinione pubblica. Noi purtroppo in Italia siamo in una situazione paradossale dove l'industria, l'impresa, che è ciò che crea valore, che poi può essere condiviso, viene vista in una maniera deleteria. E questo è un problema prima di tutto culturale, perché abbiamo una bassissima propensione come imprenditori proprio a valorizzare le iniziative di responsabilità sociale e territoriale, e non solo, anche a valorizzare il come l'impresa si comporta in maniera generale, perché nella realtà le imprese mettono al centro le persone, l'ambiente, la sostenibilità, il benessere dei collaboratori viene prima di tutto, perché porta un effettivo vantaggio competitivo oltre all'etica professionale. Ma perché le imprese, secondo lei, non sono brave a comunicarlo? Perché non siamo capaci di farlo? Perché non è il nostro mestiere sostanzialmente, che noi ci occupiamo a tutt'oggi, ci siamo sempre più occupati pensando che il fare, il successo sui mercati internazionali, la crescita, fosse condizione sufficiente, fosse il nostro compito. Cioè il nostro compito è di far parlare le cose, non far parlare l'immagine delle cose. Però purtroppo siamo entrati in un mondo dove la comunicazione segue degli altri canali. Non basta certo il sole 24 ore, no, per cambiare l'opinione pubblica. Per certi versi la stessa televisione cambia rispetto ad altre situazioni. Quindi io non ho le soluzioni nel senso classico della cosa, però sono convinto che il movimento collettivo, se uno prende una regione, io tanto sono convinto che bisogna tornare relativamente sulle piccole comunità. Cioè uno deve dire, io non so cosa sia, ma il Friuli Venezia Giulia deve darsi un suo obiettivo, deve fare la sua battaglia, perché sia un'area dove queste cose si parlino. Cioè deve creare anche degli esempi, deve creare delle per esempio nel reskilling o nel rapporto con la scuola. Cioè farsi carico di prendersi la scuola è importantissimo. Cioè
il poter parlare nelle scuole, riprendere le scuole, cioè dire benissimo, facciamoci carico del sistema, dell'essere più vicini alle scuole. Questo è un compito che per un'associazione industriale, per gli industriali, è anche entusiasmante, perché è un compito innovativo. Come i nostri imprenditori sono innovativi in altre cose, in che modo innovativamente ci inventiamo una soluzione a un problema di questo genere? E da lì ripartirebbe moltissimo, perché ci si vede, perché la gente riscoprirebbe, fra l'altro, ogni volta che entra in contatto con l'azienda, le persone scoprono dei mondi, interessi, motivazioni, ragioni di senso. Quindi queste strade, poi ovviamente io non sono stato qui a dire tutte le cose tecniche, politiche che vanno fatte, quali riforme vanno fatte, come possiamo combattere per queste riforme, cose che vanno fatte. Quindi però volevo trasferirvi, considerando una società come la vostra, che è così viva, di perlomeno dedicare la metà del tempo a costruire delle isole di iniziativa. E poi l'altra metà eventualmente diventare tutti romani o cose del genere, dove avremo delle delusioni non da poco, rischiamo di vedere. Perché abbiamo la convinzione, e però abbiamo la convinzione che se non agiamo anche su Roma non ce la faremo in periferia. Non so del tutto, nel senso che io credo che siamo pur sempre in Europa, abbiamo sempre la possibilità di finire in un contesto, noi dobbiamo liberare le energie, poi dentro le energie il fatto che ci troveremo molto indebitati dipenderà moltissimo dalla percezione del debito a livello globale dopo questa crisi. Io credo che c'è anche la possibilità, basta che non sia l'atteggiamento giapponese, di trovarci un mondo tutto indebitato, dove il debito conta un po' meno rispetto a delle isole di civiltà. Quindi io volevo trasferirvi, forse anche uno col passare del tempo comincia ad avere sempre delle altre priorità, sono le nuove generazioni anche all'interno del nostro gruppo. Noi abbiamo lanciato un fondo per la transizione energetica che accompagna, che fra l'altro segue mio figlio, che è un fondo che investirà anche 1 miliardo, che deve nel litio, nelle cose, che deve seguire queste cose. Perché? Perché per catturare i giovani, portarli in un gruppo, nei nostri gruppi, bisogna raccontare una storia, un'avventura, bisogna avere una narrativa. E quindi dobbiamo cavalcare le transizioni, però con astuzia, perché le transizioni possono anche rimbalzare. Non è mica detto che la transizione energetica andrà come viene descritta. Oggi l'Europa ha approvato, e gli Stati Uniti hanno approvato di entrare entro il 2035 il 50% delle emissioni. Cioè, però il mondo si muove. Allora, come le nostre imprese giocano? Attenzione che le nostre imprese nel giocare il essere ambientalmente vicine, essere digitalmente abili, noi abbiamo una quantità di casi straordinari. Cioè, noi facciamo scuola da questo punto di vista. E quindi io credo che mettere a fattor comune le migliori esperienze, però dobbiamo usare l'energia che c'è nelle tante persone che costituiscono il nostro popolo. Se noi lo deleghiamo a qualcuno, non ci arriveremo. Quindi io penso che lo dobbiamo un po' delegare ai nostri imprenditori, dico io, ma imprenditori anche sociali, anche terzo settore, educativi, questo è un altro tema importantissimo, gli insegnanti. Cioè, dobbiamo riappassionarci a quello che è la società vicina a noi. Sì, sono d'accordo con lei, e per fare questo l'impresa e la creatività dell'impresa, l'abitudine che un'impresa ha nell'essere un passo avanti per questioni di sopravvivenza alla fine possono giocare un ruolo decisamente fondamentale. E un'ultima domanda, Presidente, a proposito di education. Condivido al 100% la necessità di farsi parte attiva nel processo di reskill, nel processo di trasformazione del sistema della formazione, che deve necessariamente rispondere a quelle che sono le necessità del mercato. Ma lei non pensa che forse un problema ancora più a monte, anzi sono sicura che lo pensi, comunque un problema ancora più a monte sia proprio quello del fatto che domani noi non avremo nessuno da formare se continuiamo con questo trend? In termini demografici, dice lei. Assolutamente sì. Qui ci sono due aspetti. Uno,
Magari ci troveremo in modo selettivo a formare persone che vengono da altri paesi e che hanno gli occhi più brillanti dei nostri e che hanno più volontà di futuro dei nostri. Immigrazione qualificata, chiamiamola. Qualificata, e c'è tante persone di grandissima qualità che voi, siete una grande impresa come Daniele, incontrate in giro per il mondo, perché voi stessi sapete di cosa stiamo parlando. Ma lo si fa anche in medicina, cioè è chiaro che noi siamo pieni di magari di infermiere che vengono dalla Colombia, dalla Romania, che scopriamo che sono assolutamente, e anche da altri paesi, che sono capaci assolutamente di darci una mano per quanto riguarda il futuro. Quindi io credo che bisogna avere il coraggio di essere aperti. Certo, c'è immigrazione e immigrazione, ma noi dobbiamo governare un'immigrazione che sia in questo senso. Ecco, chiudersi preventivamente, secondo me, è un rischio mortale da questo punto di vista, perché perdiamo notevolissime occasioni. Quindi io credo che... Poi comunque quello che volevo dire, volevo ringraziare per l'invito, dire che la vostra impresa è un esempio, come Daniele, quindi voi potete veramente insegnare anche a tutti noi qualcosa. Beh, da che pulpito! Diciamo che siamo qua per imparare. Presidente, è stato estremamente gentile, io la ringrazio di cuore e spero di vederla presto dal vivo. Dal vivo? Anch'io devo farvi visita. Va bene, grazie a tutti coloro che hanno partecipato e spero che possano aiutarci tutti insieme a fare un passo avanti, a fare fare alla società italiana e con lo spirito che io ho visto nel terremoto del Friuli, questo è il momento dell'avere la sensazione che siamo nel dopoguerra, un nuovo dopoguerra, che si è andato formando progressivamente, quindi è un'asfissia più drammatica perché è più lenta, più cumulativa, la polvere si è accumulata. Qui noi dobbiamo riprendere quello spirito che voi avete avuto nella ricostruzione e dobbiamo avere il senso della ricostruzione dello Stato, ricostruzione della scuola. Quindi senza questo senso di ricostruzione e adattandosi all'esistente, noi perdiamo un po' il nostro senso della direzione. Quindi contiamo su tutti noi insieme. Grazie comunque dell'ascolto. Grazie a lei. Arrivederci, Presidente. Buonasera. Arrivederci. Questo programma è stato offerto da Micra.